la difesa della Turris. Ora si avventa sul pallone Cichella, poi recupera De Gidio dal limite, cerca Di Giacomo! Il vantaggio del Teramo, la rete di Matteo Di Giacomo al 34esimo minuto nel corso del primo tempo. Sbandata difensiva della Turris, il Teramo vince il girone B di promozione e sale in Eccellenza. Sono contento di tutto ciò che è accaduto. Se ho ripensato in tutti questi pochi minuti che sono passati dal fischio finale ad adesso, ho ripensato a quello dove eravamo e a quello dove siamo arrivati. Sappiamo che è una ripartenza, ce lo siamo scritti anche nelle magliette. Dobbiamo tanto alla nostra città e la riporteremo dove merita. Tutti i giorni ho pensato al direttore sportivo d'Ercole e al mister Pomante, che mi guardarono negli occhi e mi dissero: Presidente, ma tu ce l'hai un pallone? Io gli dissi: no, non ce l'ho. E adesso mi sono commosso. Presidente. Adesso, l'ho detto anche un po' di giorni fa, è facile parlare adesso del Teramo che era la strafavorita, però il 5 di settembre un po' di gente, non dico tanto, ma un po' di gente non era positiva nei nostri confronti, non credeva in noi. E noi zitti, con umiltà, siamo andati avanti. Abbiamo raggiunto un risultato importantissimo, perché andare a vincere il campionato qui a Pescara, penso che 2 mesi fa, l'ho detto pure in passato, non se l'aspettava nessuno, neanche il più positivo dei tifosi della Mani, e quindi abbiamo fatto una grande annata. È scontata solo per chi sta vedendo il Teramo negli ultimi 2 mesi. Chi ha vissuto il Teramo dal 5 di settembre capisce la mia situazione. Io non mi scorderò mai il primo giorno, quando siete venuti voi, c'era qualcuno di voi, non chi sta qui dentro, che ci prendeva in giro, che rideva, capito? Cioè, quindi, non dico la maggior parte, ma il 20-30% dei tifosi del Teramo giustamente non credevano in noi, perché era una nuova società, avevamo 7 giocatori il primo giorno, dovevamo giocare dopo 2 settimane, non dimentichiamo che noi siamo partiti il 5 di settembre, non ci hanno fatto fare calciomercato, non ci hanno dato una proroga di 2 settimane a fare calciomercato e non ci hanno fatto partire in ritardo. Noi siamo partiti dopo 2 settimane, non abbiamo detto nulla, tra mille difficoltà. Io la prima intervista, se l'ho andata a rivedere, non mi sono nascosto, io la prima intervista con 7 giocatori ho detto che l'obiettivo nostro era quello di vincere, perché il Teramo merita questo, e adesso è giusto che i tifosi gioiscono, perché anche se è una promozione, ma se sei tifoso anche in terza categoria gioisce, e loro lo stanno dimostrando. Ma quello che gli ho detto prima, io lo ringrazio. E ringrazio, perché il merito è loro, il merito è dello staff, ma come ringrazio i giocatori, ringrazio lo staff, ringrazio tutti. Perché io posso avere 100.000 idee, la posso pensare in un certo modo, ma se non hai la credibilità dei giocatori non vai avanti. Puoi essere forte quando vuoi, ma se non ti vengono dietro i giocatori, anzi preferisco
a reputare un allenatore tra virgolette scarso, ma avere una rosa di uomini, giocatori forti così, che alla fine mi fanno gioire, perché se io ho vinto il campionato quest'anno merito anche loro. Questo primo barra per me è un secondo passo, ci siamo riusciti, dai, ci siamo riusciti e finalmente un altro anno ci spetterà un altro campionato. L'importante è fare sempre bene, fare le cose serie, seriamente, che devo dire, io oggi sono un po' teso, emozionato, quello sì, sicuramente gioia perché, ripeto, non era scontato che tutto andasse come è andato, no? Quindi sono soddisfatto, sono contento, dai, è un traguardo comunque, seppur piccolo è un traguardo. Io a inizio stagione ero sempre teso, no? E lo sono tuttora, cioè dimostra che ancora oggi, ancora non me ne rendo conto, però sicuramente avevo fiducia nel mister, nel direttore, ne ho ancora anche per la prossima stagione, quindi ripeto, sono contento. Poi di una cosa sono super contento, perché io ero piccolino quando si giocavano, e se tutto continua ad andare così un altro anno giocheremo il derby, quindi che dire, sarà un'eccellenza da vivere, da gustare, sarà un'eccellenza con sicuramente dove ci divertiremo ancora. La scelta degli uomini, che quello fa la differenza, sono gli uomini, non è tanto i calciatori ce ne sono tanti, anche se in quel periodo di calciatori ce n'erano davvero pochi, ho avuto anche la fortuna anche di fare questo lavoro da un po' di tempo e i ragazzi si fidano ciecamente di me, quindi questo mio rapporto con i ragazzi ha fatto sì che poi arrivassero i risultati, ma poi qui devo ringraziare loro, devo ringraziare la società, devo ringraziare tutti, non soltanto io, perché io non ho fatto niente, devo ringraziare il mister e lo staff, perché dal primo giorno il mister mi ha sempre detto, tranquillizzato, che mi avrebbe portato alla vittoria, e quindi un grande merito va a lui che ci ha creduto subito. Ma la difficoltà più grande è stata tutta, perché non avevamo niente, non avevamo neanche un pallone, non avevamo niente, non c'erano neanche i campi per fare allenamento, non sapevamo proprio da dove cominciare. Poi reperire i ragazzi giovani, che c'è l'obbligo degli under, quindi non era facile, mi è rimasto qualche amico, in giro, mi ha dato una mano, pochi, però mi hanno dato una mano e ringrazio anche loro questa vittoria, anche per loro. Adesso bisogna iniziare a costruire una società, avere un'organizzazione importante, perché soltanto dalle organizzazioni importanti si possono ottenere le vittorie. Questo è stato soltanto un passo verso qualcosa che Teramo merita ben altro. Come ho detto il primo giorno a tutti i ragazzi, qua veniamo per fare il Teramo, non per fare il campionato di promozione, e l'abbiamo vissuto al primo giorno come se fossimo ancora in Lega Pro, e lo abbiamo fatto dalla mattina alla sera, togliendo tanto tempo alle nostre famiglie, togliendolo a tutti gli affetti, ma abbiamo messo anima e cuore per questa società, per questi tifosi, per questi ragazzi. I tifosi sono stati pazzeschi, lo dicevo prima ai vostri colleghi, la prima partita col piano Allende si diceva che loro non sarebbero venuti per una sorta non di protesta nei nostri confronti, ma comunque per una speranza che ci poteva essere nel credere a un qualcosa che comunque era morto già da tempo. E invece sono stati fantastici al primo giorno, mi hanno emozionato fin dal primo giorno, e oggi abbiamo chiuso il cerchio qui a Pescara. Sono stati purtroppo non tutti quelli che potevano, ma gli altri sicuramente avranno fatto il tifo da casa, e esulteremo e festeggeremo anche con loro a tempo debito. Come ben sapete, torno a ripetere, per me Teramo è tutto, sapete che per me è sempre stato un sogno indossare la maglia, sapete che ogni giorno fa allenamento, indossare la maglia del Teramo per me è un onore, quindi me lo sono imposto con me stesso, ci ho messo tutto me stesso, credetemi, per arrivare a ritagliarmi un posto, no, da titolare, ma al di là di quello è l'obiettivo finale, perché per me è un onore immenso. L'unica cosa dove ci siamo stretti da morire
Il gruppo, voi sapete quant'è, noi ogni giorno ci univamo sempre di più e alla fine penso che i risultati si siano visti, quindi il gruppo è stato tutto, dal mister a tutto lo staff. La forza tecnica sì, però tante volte se non c'è il gruppo, che tante squadre hanno tanta tecnica, però forse il gruppo un po' meno, e noi a livello di gruppo non veramente, uno dei più belli nella mia carriera. Io firmerei con il sangue per restare a Teramo, quindi sì. Siamo con il capitano Ivan Speranza, sei tornato a Teramo, avete vinto il campionato, nulla di meglio per cominciare questa scalata. Sì, è bellissimo, è sempre emozione unica, anche se non è mai facile vincere campionati. Poi noi eravamo partiti in ritardo, una società nuova dove non c'era nulla, adesso sembra tutto bello, facile quello che abbiamo fatto, invece abbiamo lavorato sodo, abbiamo lavorato duro per ottenere questo traguardo. La cosa più bella è rivedere l'entusiasmo dei tifosi, dove ultimamente si era spento per le varie vicissitudini, quindi la cosa più bella è quella, è rivedere il loro entusiasmo, è regalare le emozioni a loro, è per me la cosa più bella. Ecco, dopo le difficoltà iniziali che ci dovevano essere per forza, insomma, poi è stato un cammino importante. Sì, partire la settimana prima del campionato con pochi giocatori, senza forma fisica, quindi ci è voluto. Poi dopo la sosta natalizia abbiamo fatto un giorno di ritorno veramente spettacolare, quindi abbiamo cambiato marcia, ma si vedeva soprattutto a livello fisico, mentale, abbiamo acquisito una mentalità di squadra impressionante, dove sapevamo i nostri mezzi, le nostre forze, quindi abbiamo fatto un grandissimo percorso, non era facile. Il futuro di Ivan Speranza? Ma io sono sempre a disposizione del Teramo, poi dipenderà con direttore, presidente, si vedrà. Io ho accettato questo progetto all'inizio, dove non si sapeva la categoria, non si sapeva nulla, per me in passato avevo fatto una scelta di vita a Teramo, poi per varie cose sono dovuto andare via, e non pensavo più di indossare questa maglietta gloriosa, quindi appena c'è stata la possibilità non ci ho pensato su 2 secondi. Adesso ripeto, io sono a loro disposizione, vedremo che succederà. Sì, per come siamo partiti non ce l'aspettavamo neanche noi di vincere il campionato con 4 partite di anticipo. Per fortuna dai, siamo stati bravi sia all'inizio del campionato sia durante a cercare di portare avanti. Siamo stati bravi, sia squadra, società, tutti, e per fortuna abbiamo portato a termine questo campionato. Abbiamo vinto con 3-4 giornate di anticipo, quindi benissimo. Abbiamo visto un simpatico Icramella, che è uno dei più giovani della rosa. Tu sei uno dei più esperti, diciamo, cosa hai dato a questi ragazzi giovani, diciamo, di importante in questa stagione? Cosa sì, diciamo, io, vabbè, magari insieme a Ivan e altri ragazzi abbiamo cercato di portare magari un po' di esperienza a questo gruppo, fatto di parecchi giovani bravi, interessanti, e ripeto, noi l'unica cosa, da vecchietti, magari un po' di esperienza abbiamo portato. Ecco, per il prossimo anno Alfonso Pepe cosa farà? Io il prossimo anno spero magari di rimanere qui a Teramo, io poi sono proprio di Teramo, quindi oltre a essere un giocatore sono magari uno dei tifosi di questa squadra, quindi spero di rimanere ancora qui a Teramo. Anas Icramella, siete arrivati all'obiettivo proprio sul campo della Turris, la vostra avversaria di tutto il campionato. Sì, noi all'inizio abbiamo sofferto perché siamo sempre stati secondi e abbiamo avuto sempre persone, diciamo, sia dalla nostra parte ma la maggior parte contro. Però nonostante questi problemini, diciamo, noi ci abbiamo creduto fino alla fine e l'obiettivo l'abbiamo raggiunto a 3 giornate d'anticipo, e mi sembra un traguardo veramente quasi impossibile, però noi ci abbiamo creduto all'inizio quando nessuno ci credeva in noi. Siamo stati in pochi a essere nei primi giorni con i tifosi. I tifosi sono stati, diciamo, gli unici pure a crederci in noi. Ce l'abbiamo fatta, un campionato che si vince a 3 giornate è quasi una cosa rara. Potevo dare qualcosina in più, sì, questo sì, però sono contento lo stesso perché anche il mister Pomante mi ha dato la possibilità quando ne aveva bisogno. Io ho sempre risposto al momento giusto. Spero di rimanere a Teramo perché mi trovo davvero bene qua, nonostante il poco minutaggio, perché ho dei compagni di squadra come
Ivan Speranza e Alfonso Pepe, che sono, diciamo, due persone per me come due genitori. Sì, e purtroppo, come dicevo prima, non ho potuto dare una mano ai ragazzi per questa squalifica che ho preso settimana scorsa, però è stata una gara veramente molto, molto importante. Abbiamo messo la ciliegina sulla torta a un percorso che abbiamo iniziato tra tantissimi problemi e ora ci godiamo la festa. Ma io credo che per accettare l'offerta, diciamo, del Teramo non c'era bisogno nemmeno di discuterne. Quando ti chiamano piazze così importanti, al di là della categoria, tu non puoi fare altro che accettare di coinvolgerti nel percorso che deve fare per andare prima possibile via da queste categorie. Ma io in verità non mi sono prefissato obiettivi personali. L'obiettivo mio di quest'anno era di riportare il Teramo almeno in eccellenza, e ci siamo riusciti. Poi che faccia 10, 12 o 15 gol può essere solo un motivo di orgoglio, perché li faccio in una piazza importante come Teramo. Ma sì, sono contento dell'obiettivo raggiunto, sono contento degli obiettivi personali che mi sono fissato. L'unico, se vogliamo, è che non sono riuscito a far gol, ma spero che ci siano altre possibilità per poterlo fare. Ma sinceramente quest'estate avevo parecchie proposte da valutare. Poi, quando è arrivata la proposta del Teramo, sinceramente all'inizio ero un pochino titubante, perché non si sapeva se che società fosse, che Teramo fosse, la categoria. Però quando ti chiama una piazza come Teramo non puoi rifiutare. Il futuro vedremo con il direttore, con la società, ciò che vorrà fare la società. Io sono a completa disposizione, quindi per me non c'è nessun problema. Percorso che è stato breve e intenso ed è stato ricco di tante soddisfazioni e di tanti sacrifici. Siamo partiti da zero, siamo partiti dalle ceneri di ciò che c'è stato in quella funesta estate per il calcio teramano. Adesso siamo ripartiti e quella di oggi vogliamo che sia per la città una ripartenza in una città che è ancora ferita, a cui noi rivolgiamo, calcisticamente parlando, un grande abbraccio e gli vogliamo davvero bene, perché la nostra città, dall'eccellenza, ci penseremo da martedì a mercoledì. Adesso c'è la vittoria del campionato. Noi siamo comunque orientati sempre al lavoro, sempre all'impegno e sempre alla passione, quindi ce la continueremo a mettere sempre tutta. Da 1 a 10 sono orgoglioso 11, da 1 a 100 sono orgoglioso 1000, sono stati fantastici, il merito è tutto loro, il merito della squadra, dello staff, a cui noi dobbiamo il nostro grazie, sono stati fantastici. Sì, un segno di ripartenza, di fiducia e di speranza. Abbiamo fatto di tutto per evitare che il calcio teramano sparisse. Ho accreditato attraverso un bando la società, che ha dato grandi soddisfazioni alla città. Devo ringraziare la società, devo ringraziare gli sponsor, la ditta Marcozzi e tutti gli altri sponsor che sono messi a disposizione, i ragazzi che sul campo hanno fatto cose straordinarie, vincendo in anticipo un campionato, e i tifosi che sono stati veramente fantastici, hanno seguito la squadra dovunque, a prescindere dalla categoria, e hanno dato una spinta decisiva e importante che deve farci guardare al futuro, alla prossima stagione, intanto per programmare ovviamente la continuità e per riportare Teramo prima possibile nelle categorie che merita. Sì, senza dubbio, il comune, il sindaco in particolare, perché gli spettava questo ruolo, l'ha fatta nascere questa società. L'ha fatta nascere e ha garantito la continuità al calcio teramano. Adesso comunque l'amministrazione comunale, le istituzioni sicuramente dovranno dare continuità, così come è stato fatto in questi mesi. Il primo passo è stato fatto, adesso dobbiamo andare avanti, anche e soprattutto affrontando e risolvendo la questione dell'impiantistica. Per quanto riguarda lo stadio, c'è la questione dell'arbitrato in corso con il gestore. Stiamo intervenendo per riqualificare
l'area del vecchio comunale, cercando di modificare con il governo il progetto, quindi restituendo appunto un altro spazio. Ma da adesso dobbiamo lavorare perché la squadra della città di Teramo, perché città di Teramo è la squadra di riferimento della città di Teramo, del calcio teramano, torni a giocare in città. Sì, per fortuna abbiamo portato a termine questo grande successo, che non è stato facile, anche al di là di tutto. Siamo partiti veramente da zero. E io ci stavo sin dall'inizio e devo dire che il percorso è stato molto sontuoso. E sono molto contento di aver fatto parte di questo gruppo. E peccato poi per l'infortunio e non aver potuto contribuire fino all'ultimo, ma sono contento del risultato e spero per il meglio. Ma l'infortunio procede bene, comunque adesso sto in fase di recupero, adesso è tutto in discesa, lunedì inizio le terapie, dopodiché proseguo con tutte le cose che si dovranno fare di dovere, palestra, piscina, rinforzo fino al rientro in campo. Siete contenti della vittoria del campionato del Teramo? Allora sì, siamo molto contenti perché comunque il Teramo dopo un fallimento è molto dura ripartire, anche perché molti ragazzi della nostra età si potrebbero allontanare dal bel contesto che abbiamo nella curva est del Teramo. E siamo molto contenti, sì. Ecco, ci fate sentire qualcosa, qualche coro che sta avendo? In cima alla collina ci può guardare le stelle, se scende giù a valle ci troverà più belle. Svegliata tra i fiumi, sbagliata se resta, non è la Babilonia mai, Teramo città, Teramo. Torneremo in Serie C. Dopo un calvario durato una stagione, il Teramo vince il campionato e torna in eccellenza. Vogliamo il commento di Giusy Cingoli, che ci ha accompagnato in queste telecronache. Grazie Nico, è sempre una grande emozione, soprattutto anche per me che da anni e anni e anni che seguo il Teramo Calcio, soprattutto, beh, non lo diciamo, sono quasi 50 anni che sono dietro il Teramo in largo e in lungo per l'Italia. Però c'è da dire questo, che dicevo, è sempre una grande emozione, e per la seconda volta che io personalmente ho avuto il coraggio di ricominciare dalla promozione, speriamo sia anche l'ultima, sono contenta soprattutto dell'entusiasmo che si è risvegliato in città. Lo abbiamo sentito prima da questi ragazzi piccolini, che erano contenti di poter festeggiare un Teramo che presto possa così tornare davvero in Serie C tra i professionisti. È sempre difficile vincere un campionato anche in promozione, soprattutto per il Teramo che ha dovuto sopportare, soprattutto superare tante difficoltà, perché è un Teramo che è partito, si sa, soltanto i primi giorni del mese di settembre, non aveva una squadra, erano in pochi i giocatori, senza una struttura, soprattutto quello è importante, per fare calcio occorrono le strutture, una società che è riuscita subito ad organizzarsi, un direttore sportivo che è stato bravo, Paolo D'Ercole insieme a Marco Pomante, ad allestire una squadra forte, una squadra che inizialmente ha avuto difficoltà, ha dovuto superare il periodo di rodaggio, poi però
il Teramo si è compattato. Posso dire che c'è stato un grande gruppo, al di là dell'aspetto tecnico che era importante, perché il Teramo sul campo ha dimostrato di essere una squadra forte dal punto di vista tecnico, però io credo che il Teramo per vincere questo campionato, anche se in promozione, ha avuto un grande spogliatoio. Cercheremo di intervistare alcuni calciatori del Teramo che oggi hanno vinto un campionato eccezionale e hanno fatto veramente un miracolo. Ora entriamo e vediamo uno dei calciatori più forti che abbiamo conosciuto per adesso qui a Teramo. Prego, entriamo. Oggi il giocatore più forte che ho conosciuto. Ciao Stefano Decidio, che dici? Come è andata questa vittoria? Alla grande, siamo tutti felicissimi. Ce la meritavamo, adesso questo è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Come è andata oggi col trio d'attacco con Nikita e soprattutto il Di Stefano, che oggi l'abbiamo visto in grande forma? Abbiamo fatto la nostra partita, ci servivano o i tre punti o il pareggio, abbiamo fatto il nostro e siamo contenti così. Grazie. Ora intervistiamo invece il nostro bomber, che con le sue statistiche parla chiaro. Bomber Pedrarulo, cosa pensi di questa vittoria di campionato, perché è stata per te un'emozione fantastica, credo. Questo è il lavoro adatto a lui. Che ne pensi di questa vittoria? Ce la meritavamo. Grande bomber. Ora invece intervistiamo il numero 10 di oggi, che ha cambiato la partita, ha stravolto la partita, perché poteva finire veramente 2-3-0, invece 1-0 l'ha tenuta lui e non cambia il risultato. Matteo Di Stefano, com'è andato oggi? Abbiamo vinto, dovevamo fare soltanto quello, quindi va bene così. È soltanto l'inizio di una lunga serie.